si chiama Aldilap, è l'applicazione presentata dal Comune di Campli per facilitare l'individuazione dei defunti, un'app innovativa progettata per digitalizzare i principali servizi cimiteriali come l'archivio e la ricerca di informazioni sui defunti nonché l'acquisto a distanza di prodotti e servizi connessi, dal cimitero monumentale di grandi dimensioni a quello piccolo di un borgo storico. Grazie all'app che il Comune di Campli ha adottato si è in grado di risalire con precisione al nominativo e alla posizione di un ospite defunto, grazie ad una mappatura del cimitero che mette in correlazione il luogo di sepoltura e identità del caro estinto. Il visitatore entrerà nel cimitero del Borgo Farnese alla ricerca di un amico o di un familiare e potrà utilizzare la segnaletica posta all'interno della struttura per collegarsi con il servizio grazie al QR code e scoprire così tramite una ricerca nominativa il punto esatto in cui dimora il caro estinto. Il grado di civiltà di una popolazione si misura anche e soprattutto dal decoro dei propri cimiteri. Noi a Campli negli ultimi anni abbiamo investito tantissime risorse, quasi 1 milione di euro nei nostri 8 cimiteri, dove abbiamo rifatto gli impianti di illuminazione, marciapiedi e ora lanciamo un servizio innovativo come Aldilap, che consentirà a tante persone di inviare fiori ai propri defunti anche da distanza, di ordinare servizi di manutenzione dei propri loculi e di rendere quindi, insieme a chi frequenta il cimitero tutti i giorni, questo luogo così importante ancora più bello e pulito. Di diverso avviso il gruppo di opposizione Ricostruiamo Campli, che l'ha definita una macabra idea che non risolve alcun problema dei cimiteri di Campli e che non verrà utilizzata da nessuno, in poche parole uno spreco di soldi pubblici pari a circa 10.000 euro per la solita propaganda. Il sindaco, dopo aver privatizzato, si legge nella nota, i cimiteri comunali per 25 anni con tariffe alle stelle che colpiscono soprattutto gli anziani, vuole privatizzare anche la ricerca del defunto. Prosegue l'opposizione sottolineando come Campli non abbia grandi cimiteri monumentali, dove non solo il Camposantaro conosce tutte le tombe, ma sono gli stessi parenti a sapere dove sono collocati i propri cari.